Il 13 ottobre era stato promesso un segno a padre Oliveira dalla Madonna di Fatima. E questo segno sarebbe stato simbolico per l'inizio della grande tribolazione in questo mese di ottobre. Una volta passata la data del 13 ottobre, moltissimi hanno espresso la loro delusione per non aver ricevuto il segno che speravano di avere. Questo video non è tanto per tutti gli scettici che già dalle prime ore del mattino del 13 ottobre hanno iniziato a divulgare il loro scherno, ma per chi è rimasto deluso ed è arrivato a mettere in dubbio la propria fede. Questo video vi consegna un messaggio urgente della Beata Madre e darà risposta ai vostri dubbi. Il messaggio della Beata Madre è stato ricevuto da Valentina Papagna il 10 ottobre 2023 e tra poco capirete perché. Prima di riportarvi il messaggio, vogliamo ricordare brevemente la storia di Valentina Papagna. La sua storia è un racconto straordinario di un'esperienza mistica e di fede che ha avuto inizio nel 1988, quando ha avuto un incontro eccezionale con la Beata Vergine Maria e Gesù Cristo. Questa esperienza è stata un momento di profonda trasformazione nella sua vita, soprattutto dopo la tragica perdita del marito nel 1986. Durante il suo periodo di dolore, la preghiera del rosario e il sostegno del padre Valerian sono diventati una fonte di conforto per lei. L'esperienza mistica è avvenuta una mattina del 1988, quando Valentina stava pregando nella sua camera da letto. In quella occasione, la Beata Vergine Maria e Gesù Cristo le sono apparsi, portando conforto e guarigione dalle sue sofferenze. Questo incontro ha portato a una profonda pace interiore e ha cambiato la sua prospettiva sulla vita. Successivamente, Maria e Gesù hanno continuato a visitare Valentina, trasmettendole messaggi e insegnamenti e chiedendole di condividere queste parole con gli altri per promuovere la preghiera e la conversione. Nonostante l'iniziale esitazione a condividere queste esperienze per paura del ridicolo, Valentina ha accettato il suo ruolo come strumento di divulgazione. La storia di Valentina Papagna è un potente esempio di come l'esperienza personale e la fede possono portare a una profonda trasformazione spirituale e ispirare gli altri a cercare la spiritualità e la preghiera. La sua testimonianza riflette il potere della fede e della speranza nelle situazioni più difficili. Valentina ha una sorta di connessione profetica con padre Oliveira. Entrambi infatti hanno ricevuto un messaggio dal cielo che annunciava l'arrivo di un periodo di grande tribolazione per il mondo, che si incrementerà gradualmente. Abbiamo realizzato diversi video che documentano le profezie di padre Oliveira e vi ringraziamo di cuore per aver scelto di guardare questo video per nutrire ancora una volta la vostra fede. Saremo felici se deciderete di iscrivervi al nostro canale Cuore di Cristo Prayers, per rimanere costantemente aggiornati sulle parole e i messaggi che Valentina e altri mistici condividono con il mondo. La mattina del 10 ottobre, mentre Valentina pregava, la Madonna è apparsa. Valentina le ha chiesto: «Madre, le persone aspettano il segno che Dio manderà al mondo in ottobre». La nostra Beata Madre ha detto: «Dillo alla gente in questo momento, il segno più grande è in cima al mondo, quello che sta accadendo tra Israele e Gaza, la guerra che è molto pericolosa, e può degenerare in una guerra molto seria e uccidere molti innocenti». Dopo aver saputo questa importante verità, molti di voi già avranno avuto la risposta che cercavano. Ma vi invitiamo a rimanere con noi perché la nostra Beata Madre ha detto molto di più. La Beata Madre ha mostrato a Valentina le pagine da leggere, dicendo: «Di alle persone di leggere la profezia nel libro di Daniele, e lì ci sarà una spiegazione di ciò che sta accadendo ora. Dite alle persone di prendere sul serio questo messaggio, di pregare e di pentirsi». Nel libro di Daniele nella Bibbia, si trovano alcune profezie e visioni che possono essere associate a Israele e alla sua storia. Le 70 settimane, Daniele 9:24-27. Questa è una delle profezie più importanti che riguardano il popolo e la terra d'Israele.
La profezia parla di un periodo di 70 settimane stabilito per il popolo e la città santa, che ha lo scopo di porre fine alla trasgressione, mettere fine al peccato, espiare l'iniquità e portare una giustizia eterna. Il re del nord e il re del sud, Daniele 11. Questo capitolo tratta di conflitti tra le potenze regnanti del nord e del sud, che includono le regioni che oggi comprendono Israele. Il Tempio profanato, Daniele 11:31. Questo passo menziona un evento in cui verrà profanato il santuario della fortezza. La risurrezione, Daniele 12:2. Questo passo profetizza la futura resurrezione dei morti, un concetto che ha un significato teologico importante nelle religioni abramitiche, tra cui il giudaismo. Cari amici, il 13 ottobre è giunto e se n'è andato senza il segno tanto atteso, ma nonostante la delusione, dal nostro punto di vista questo momento ci offre un'opportunità unica. La Beata Madre è sempre misericordiosa e con amore e premura ci ha invitato urgentemente a spostare il nostro focus sul vero segnale che è stato dato, e cioè quello del 7 ottobre. Il messaggio urgente della Beata Madre, condiviso attraverso Valentina, ci invita a riflettere sulla profezia e sulla sua relazione con ciò che sta accadendo nel mondo, in particolare tra Israele e Gaza. Questa è un'opportunità per esplorare la spiritualità e cercare una comprensione più profonda. La storia stessa di Valentina è un potente esempio di come la fede possa portare a una trasformazione interiore, anche nelle situazioni più difficili. È un promemoria che, nonostante le delusioni e le incertezze, possiamo trovare conforto e speranza nella preghiera, nella riflessione e nella ricerca spirituale. Che questo momento di sfida sia anche un momento di crescita spirituale e rinnovata speranza per tutti noi. La nostra fede è una luce che può guidarci attraverso le tenebre, e con essa possiamo affrontare qualsiasi tribolazione. Vi invitiamo con tutto il cuore ad iscrivervi al nostro canale per continuare a nutrire la vostra fede. Le profezie che riportiamo hanno lo scopo di mantenere un atteggiamento aperto e ricettivo ai segnali che si manifestano in questo nostro mondo di oggi. Il nostro invito è quello di non essere ciechi di fronte a fatti che accadono proprio davanti ai nostri occhi. Preghiamo per la pace. Portiamo la pace nel nostro cuore e nelle nostre azioni quotidiane, in modo che nel nostro piccolo possiamo ricoprire un grande ruolo durante questi tempi di tribolazione. Che Dio illumini sempre il vostro cammino.